Cagiari, che gara ti aspetti, che approccio da parte delle due squadre? È vero che sarà uno scontro tra difesa e attacco, ma è fondamentale il centrocampo, come sempre. Potrei vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Via alla gara. Buon recupero del pallone. Entrata completamente scoordinata. Arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino che infatti arriva. Cartellino giallo. Balotelli, Maggio, Bonucci, Pirlo, Cassano. Interviene con sicurezza Jelavic. Si passa Maggio completamente fuori tempo con questo intervento, regala una punizione, brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Da lì potrebbe anche trovare la porta Cassano. Pallone finisce in rete, 1-0 Italia e c'è il gol del vantaggio. Un grande inizio per loro. Punizioni come queste sono la fortuna di qualsiasi squadra. Ha atteso proprio il momento giusto. Modric. Ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Un quarto d'ora sul cronometro del primo tempo. Allarga bene sulla fascia. Mette la palla dentro. Viene assegnato l'angolo.
Cassano, Balotelli, Thiago Motta, Rakitic, si muove sulla fascia, occhi ai saltatori per il cross, ottima azione difensiva. Accettata alla perfezione. Maggio. Bonucci. Maggio. Possibile con un pallone del genere servire i compagni. Mandzukic, Rakitic, Mandzukic. Scarica il tiro, brutta la conclusione. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Marchisio, Balotelli, vicini alla mezz'ora del primo tempo. Riconquista il pallone. Mandzukic. Rakitic. Serna. Vukojevic. Indietro verso il compagno. Continua a correre. Punta verso l'area. La mette al centro. Cross allontanato. Niente di fatto. Nessun dubbio, calcio d'angolo. Rakitic! Grande velocità di passo, c'era ancora lui. Possesso di palla però, solitario. Nessuno gli va incontro. No, così non va. Sono troppo statici, non ci sono sbocchi per la manovra. Tiro da lontano. Probabilmente il rinvio del portiere, sarà semplice riversa al fondo. Intervento in ritardo, sarà calcio di punizione. Marchisio, Cassano. Opportunità laterale, cross controllato dalla difesa, solo una botta per lui, fortunatamente di nuovo in campo. Mandzukic, solo un gol di vedere squadre quando mancano 5 minuti all'intervallo. Thiago Motta, ottimo da
parte con un fallo laterale. È in posizione per il cross. Buona lettura difensiva, cross respinto. Marchisi. Riceve palla. Per il vantaggio conquistato a metà gara, determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dunque dopo i primi 45 minuti. E comincia il secondo tempo, cercheranno di trovare l'episodio giusto per chiudere definitivamente la partita. Italia e Croazia. Conclusione molto interessante. La difesa si è cavata in una situazione non facile. Brutto l'intervento, brutta uscita del portiere, ma il difensore ha spazzato via il palo laterale. Ecco il retropassaggio. Cross respinto. Edoardo. Marchisi avanza e ci sono due possibilità. Pirlo. Thiago Motta. Cassano. Cassano! Palla dentro! C'è il gol! Ha mirato e l'ha messa nell'angolo sinistro della porta. Davvero un signor tiro. Sicurezza, ancora l'appoggio dietro, si ripartirà con una semplice rimessa laterale, cerca il cross in mezzo, cross troppo profondo, da lì non si passa, l'ha messo giù, sarà calcio di punizione, attenzione all'arbitro che estrae il cartellino, giallo, giallo. Da fare, pallone sopra la traversa,
c'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. Thank you.
scelta di tempo. Pirlo. Marchisio. Di Natale. Marchisio. Cross basso. Seconda vittoria consecutiva.